però se mi rispondevo devi che sentire. Grazie, buonasera a tutti. Io cerco di fare un discorso che sia costruttivo. Perché, va bene, l'analisi del problema saremo tutti, tutti che siamo qua a dire che 25 anni fa si facevano 15 milioni di frigoriferi e oggi siamo ancora come 15 anni fa, ma nel 2003 facevamo 30 milioni, la congiuntura, ok. Io penso che sia d'obbligo innanzitutto dire perché siamo qua. Questa è la madre di tutte le battaglie, il senso della mia partecipazione è quella che non voglio perdere neanche un posto di lavoro. Non ho altro da aggiungere rispetto a questo. Lo dico ai lavoratori e alle lavoratrici, perché non è usuale che vado all'assemblea, ma non per mancanza di rispetto. Da un lato perché cominciano a essere tante. Abbiamo 170.000 disoccupati in Veneto, non c'è da stare allegri. 170.000 persone comunque che in questo momento stanno cercando lavoro. Chi che non sta d'accordo con me qua se mette in fila, mi passo il microfono. Lo dico perché voglio che sia chiaro, scusatemi se uso questo termine, che fuori ci sono altri lavoratori che si meritano lo stesso rispetto che lo stanno dando voi. Perché a CC di me sono 620 lavoratori, e Agrimenca Bassano sono altre difficoltà che abbiamo, e tutti contenziosi collettivi. Ve lo dico per chiarezza, perché so già che domani mattina più di qualcuno chiamerà e dice ma perché io risiemi no. Soprattutto perché a me sembra, primo, che è il mio territorio, secondo perché questa è un'assemblea istituzionale dove comunque io spero si possano imporre delle soluzioni. Primo ragionamento, abbiamo capito che le imprese spesso hanno la visione, si è parlato di multinazionali, di imprese in generale, questa è un'impresa che comunque nasce con altri nomi. Qui noi conoscevamo la Zoppa, siamo passati alla Zanussi e siamo arrivati all'Electrolux. Condivido alcune visioni che il sistema del limone da spremere fino in fondo e poi gettarlo da un'altra parte è un sistema che attrae, no? Perché poi chi guarda solo conti e non guarda le persone, magari attrae lo stesso. Lo sappiamo tutti che la Polonia ha 7 ore di costo lavoro, 7 euro di costo orario del lavoro contro i 4 euro di qua. Sappiamo tutti però anche che la Polonia cresce come sviluppo del costo del lavoro di circa 3, 4, 5% all'anno contro una metà del nostro. Io ve lo dico subito, il contratto già anche l'impresa, il contratto la proprietà, perché penso che sia fondamentale sentire un po' anche che aria tira. Non ho trovato un territorio, un ambiente, un terreno ostile, nel senso che io ho premesso subito dicendo che ho incontrato assieme al mio assessore Donazan, se troviamo a parlare già anche parliamo per fare qualcosa di costruttivo. Io penso che la guerra tra poveri non serva a nessuno. E soprattutto gli unici a farne le spese rischiano di essere i lavoratori. Penso che questa battaglia la dobbiamo portare avanti in collaborazione con le altre realtà. C'è Solara, c'è Forlì, c'è Porcia, c'è Nuova di Susegana. Lo dico perché è fondamentale che non accada ad esempio quello che è accaduto per un altro contenzioso che è Interstandard. Interstandard si sono salvati i veneti, i nostri veneti del bellunese, però onestamente sappiamo come è andata a finire da qualche altra parte, ovvero il Friuli Venezia Giulia. Quindi battaglia unica, domani mattina saremo a Roma. Io ho voluto essere qua anche per questo stasera, no? Per avere un ulteriore riscontro di quello che molti di voi mi hanno già raccontato e che mi sono venuti a raccontare. Siamo a Roma e la riunione con i quattro governatori, siamo stati convocati, o meglio che ha promosso questa riunione più che siamo stati convocati dal sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico. Vogliamo parlare di questa partita. Noi portiamo in eredità la volontà di chiudere positivamente la partita. So benissimo i sacrifici che avete fatto. Ha ragione la vostra rappresentante, signora Vincenzo, dov'è? Eccola qua. Che diceva prima, ha fatto bene a sottolineare i sacrifici. Perché voi avete chiuso due accordi, marzo 2012, marzo 2013, poi la doccia fredda del 28 ottobre con l'annuncio di 461 esuberi oltre i 1100 che già avevamo in saccoccia. Avete fatto sacrificio non solo delle 6 ore, non solo delle 6 ore, non solo i contratti di solidarietà, ma anche il blocco dei salari, perché varrebbe la pena. E quindi noi abbiamo chiaro sto quadro. Noi portiamo tutta la nostra forza al tavolo. Non sarà un tavolo facile, perché Electrolux è la madre di tutte le battaglie, per noi e anche per gli altri. È bene guardarci nel palo degli occhi. Non è una passeggiata. Io dico solo a voi, evitate
che qualcuno strumentalizzi la vostra protesta, fatela con serenità e onestà come sempre avete fatto, e dateci una mano a fare in modo che si possa chiudere questa partita. Quali sono gli strumenti? La proprietà giustamente dice, il costo del lavoro, qua, l'ora lavorata, come la chiamate voi? L'ora lavorata perché corrisponde un'ora per realizzare un elettrodomestico, tipo una lavatrice, se non ricordo male, un frigorifero, insomma, quello che è, non sono un esperto di strada, cioè, corrisponde proprio all'ora. E quel costo dell'ora lavorata poi ricade su quello che è poi il mercato. Mi dicono che il frigorifero si trova come primo prezzo a 200 euro, quello che sarà. Mi dicono che comunque il risparmio dei 16 euro che riescono a fare in Polonia è comunque una boccata di ossigeno. Mi dicono che il profitto su macchine di 12, 13, 14 euro. Beh, ok, le sappiamo però. Sappiamo anche che la tassazione è uno dei primi problemi. Siamo in un paese nel quale la tassazione è al 68,5% contro la media europea del 46%. La prima nel suo intervento ha fatto bene ricordare la ministra Biden, perché l'altro tema è quello del cuneo fiscale, su quale comunque dobbiamo farsi ragionare. Allora io dico, l'impresa fa delle proposte, ci dice fa, e dateci una mano a riconoscere il comparto. Loro dicono che a livello nazionale il comparto non è riconosciuto. Possiamo essere assolutamente favorevoli al fatto che comunque ci sia una politica dedicata al comparto. Io ricordo anche che oltre a voi, lì fuori c'è un distretto industriale che vive comunque attorno alla vostra azienda, che è quella dell'indotto, che è quella dell'Inox Valley, che è quella dei contoterzisti, che è quella comunque di altre persone, che se voi non ci siete più, loro spariscono. Guardate che era ben chiara io la partita, vi guardo seriamente. Persi voi, si chiude l'azienda qui, cioè non è che abbiamo alternative, perché persa sta battaglia. Io glielo ho anche detto alla proprietà, è inevitabile che poi finisce così, perché l'abbiamo visto l'investimento su Cairo, sul Cairo 1, il Cairo 2, il Cairo 3 che forse non arriverà o arriverà, cercheremo di capire. Sappiamo che in Ungheria comunque le linee sono pronte per il Cairo, giusto? Ma anche la volontà comunque di esserci fino in fondo. Allora noi, parlo col Presidente Vardani che prima mi chiamava in capo, noi la tassazione in Veneto siamo l'unica regione d'Italia che non ha applicato l'addizionale. E varrebbe la pena di dire a questi lavoratori che quando trovano la voce addizionale IRPEF regionale sul loro statino, sulla busta paga, quella è una voce che ha utilizzato il governo per prelevarvi soldi della busta paga, ma che non vengono in regione. Perché noi abbiamo rinunciato a un incasso di 160 milioni di euro all'anno per evitare di tassare ulteriormente i cittadini. L'addizionale IRPEF sul reddito noi non l'abbiamo applicata dal 2010. L'altro aspetto, noi vorremmo, e siamo in grado, peraltro, in considerazione del fatto che abbiamo una leva di 9 miliardi sulla finanziaria del nostro sviluppo, siamo in grado di intervenire su un'azienda come questa. Lo dico con serenità, se l'azienda si sedesse attorno al tavolo e dicesse, boh, ci serve un incentivo, ci serve un aiuto, una fase di accompagnamento, la discutiamo assieme alle parti sociali. Il problema è che avendo noi una finanziaria vigilata dalla Banca d'Italia, ci ha impedito ogni intervento nelle grandi aziende. È sempre un'assurdità, cioè possiamo aiutare un artigiano, magari l'artigiano che lavora grazie all'esistenza dell'Electrolux, ma non possiamo aiutare l'Electrolux. Anche questo lo dico, ne approfitto della nutrita presenza di parlamentari. Questa è un'altra cosa iniqua, no? Il fatto di avere una finanziaria regionale non poter essere incisivi, perché per noi sarebbe una grande sfida, no? Vedere la tua gente che ha bisogno e tu non riesci a aiutarla. E infine l'innovazione e la ricerca. E voglio ricordare che in Veneto noi eroghiamo 83 milioni all'anno di ricerca. Io non so dove se ci sputtano i nostri soldi, perché non si vedono i risultati, però qualcuno se li prende le università, le associazioni di categoria, gli istituti vari in genere. Se non funziona la ricerca così, basta che me lo dite, io rispatolo tutto, me lo riporto in faccia e vedremo di dar vita magari a una nuova realtà che farà ricerca. Però io penso che la vera ricerca quella fa le nostre imprese, lo si è visto sulle produzioni. Una ruota panoramica. E Chiudo quindi dicendovi che per noi è importante l'appuntamento di domani mattina, e perché è fondamentale, perché domani mattina non si risolverà il problema, ma si mettono le basi col governo, e io spero che si possa poi mettere delle basi solide per riuscire a portare tutti attorno al tavolo e trovare una soluzione. È fondamentale che da domani poi si serva tutta la partita, e questo lo stiamo facendo, lo faccio io, lo fa il mio assessore.
siamo a disposizione, nel senso che abbiamo ben chiare il fatto che comunque tenere i rapporti per noi è fondamentale. Non aggiungo altro, se non dire che sarà fondamentale anche che i sindaci si organizzino poi in un gruppo di lavoro, in un comitato, perché come lo sono i governatori che partecipano ovviamente al tavolo del contenzioso collettivo, in qual misura ci serve questo. Mi lascio col pensiero che non ho visto una chiusura totale da parte dell'azienda. Ci tengo a dire questo, perché poi se avessi una chiusura totale non vado neanche a perdere tempo, non che vado, e dico ragazzi, è finita, è inutile che stanno qua a batterci le mani sulle spalle, cioè, è così. L'azienda mi dichiara che è disposta a trattare, l'azienda dichiara che comunque non ha deciso, l'azienda deve mettersi via questa storia dell'indagine e che non può pensare che aprire le spalle all'indagine e sarà fascicolo dell'Ancus, perché chiederemo anche all'azienda che questa storia della scadenza di aprile se lo ricordo male. La metto un attimo da parte perché vogliamo anche discutere di questa storia. Basta, non aggiungo altro, buonasera a tutti.